Ciao a tutti, sedurre con l'indifferenza. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, l'indifferenza è un potente strumento di seduzione, soprattutto per sedurre le persone che in qualche modo ti rifiutano dall'inizio, cioè si presentano un po', diciamo, come dire, spigolosi, col carattere spigoloso, non si mettono complementari, insomma. Allora, con queste persone l'indifferenza è proprio il passepartout per la seduzione. Perché se una persona, ad esempio, tu hai provato a manifestare, vedere un attimino un desiderio di una conoscenza, insomma, e noti che questa persona tergiversa, insomma, si prende i tempi, magari una volta faremo. La chiave di volta è l'indifferenza. Tu devi dare l'indifferenza. Cosa vuol dire dare l'indifferenza? Vuol dire che non devi dare più risposta. Te ne freghi completamente. Cioè non stai a dire, va, magari facciamo un'altra volta, dai, vediamo se riusciamo. Sì, è interessante. Se no, indifferenza. Non rispondi neanche. Come se non, come dire, non gli dessi retta alle cose che dice. Ecco, tu devi tenere presente questo, che tutte le persone che hanno vissuto il rifiuto da bambini, da piccoli, l'hanno subito. Spesso alle volte lo manifestano somministrandolo, ma si agganciano proprio perché gli dà indifferenza, perché il rifiuto come si manifesta nel vissuto genitoriale? Si manifesta attraverso l'indifferenza, cioè il genitore che è indifferente. Cioè che non è interessato a te, che non ti ascolta, e questo ti ha, come dire, generato quel tormento interiore che però vai a ricercare. E quindi tutte le persone che invece ti dimostrano, diciamo così, di tenere a te, che si fanno vive, eccetera, questi tendi a frenzonarli, non li prendi in considerazione, non te ne innamori, non ti coinvolgono. E l'indifferenza è un potente tasto, diciamo così, un trigger che arriva a sedurre, perché vieni subito visto come diverso, vieni subito visto come più interessante, vieni subito visto come migliore, e ti vengono, come dire, questa persona ti dà tutte le caratteristiche, tra virgolette, che aveva attribuito al genitore, che pur facendolo soffrire, i genitori detengono comunque un potenziale nei nostri confronti. Questo è indubbio, non possiamo non renderci conto di questo fatto. Quindi l'indifferenza è veramente uno strumento di seduzione molto forte. Sedurre con indifferenza è una capacità che però devi veramente avere, devi veramente sentirti indifferente, perché devi veramente ragionare come bisogna ragionare. Il fatto che ci sono infinite possibilità, infinite persone, quindi perché devi, che te ne frega di una specifica. Se questa specifica si manifesta veramente non complementare, tu dai indifferenza, ma devi essere indifferente e vedrai che l'attirerai come le mosche sono attirate dal miele, diciamo così. Questo accade e dare indifferenza richiede però una notevole forza interiore, richiede però una notevole capacità di gestione delle proprie emozioni e soprattutto richiede la capacità di non essere dipendenti emotivamente da qualcuno. Quindi, qua poi ritorniamo sempre all'algoritmo di base, dobbiamo imparare a essere in grado di autogestirci le nostre emozioni, non dipendere da eventuali emozioni che mi dà un'altra persona, perché se dipendo da eventuali emozioni che mi dà un'altra persona, praticamente sono fregato. Sono fottuto, non ho possibilità di fare nulla, dipendo da un'altra persona, quindi come faccio ad essere indifferente se ho fame? Se tu hai fame non sei indifferente a chi ti fa vedere una pagnotta, ma se tu mangi già di tuo e mangi tutto quello che vuoi e utilizzi, diciamo così, l'interazione, perché noi possiamo interagire con 1.000 persone per darti emozioni, interagisci con tante persone per darti emozioni. Di quella pagnotta di pane lì non te ne frega niente, perché tu c'hai altre cose da altre parti, quindi devi imparare a interagire con tante persone per approvvigionarti di emozioni, non delegando a quelle persone lì unicamente la possibilità di darti emozioni, ma dalla tua interazione, dal tuo interagire, dal tuo fare delle cose. Ecco, questa è la vera chiave di volta per poter somministrare
indifferenza, per poter somministrare indifferenza alle persone che in qualche modo, diciamo, si sono dimostrate non da subito complementari alle tue esigenze. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!